Cari amici di Slow Wine, buongiorno. Siamo a Bardolino in compagnia del dottor Giuseppe Rizzardi, al quale chiediamo qual è l'impegno dell'azienda nel promuovere un'agricoltura sostenibile. Allora, beh, intanto grazie dell'opportunità, è stato un piacere incontrarsi, fare un giro dei vigneti e riassumiamo oggi un po' quella che è l'approccio dell'azienda, dove a partire dalla scelta delle viti, dove piantarle, degli impianti, delle nuove varietà, eccetera, abbiamo sviluppato insieme ai nostri fornitori di viti l'idea di puntare su quelle che possono essere i vitigni resistenti che ci auguriamo a breve siano anche ammessi all'interno dei disciplinari delle varie denominazioni. Quindi l'idea è poter avere dei vitigni che siano meno sensibili alle malattie, pensiamo soprattutto all'oïdio e alla peronospora, quindi abbiano meno bisogno di fare trattamenti fitosanitari, quindi meno passaggi di trattore, meno consumo di carburante, meno calpestio del terreno, e alla fine anche meno prodotti utilizzati per difendere i grappoli e le foglie della vite che comunque poi rimangono sia sulle viti che nel terreno. Quindi questo è un po' un progetto di partenza a livello di scelta dei vitigni da piantare. Poi per quanto riguarda il discorso relativo alla gestione dei vigneti, il terreno, allora la lavorazione sulla fila, quindi si tende ad abbandonare sempre di più il diserbo meccanico e qui ci sono varie strade. Il diserbo chimico per arrivare al diserbo meccanico con sia un macchinario che un robot che non utilizza combustibili fossili ma che va a batteria, che è teleguidato e quindi che secondo noi sarà il futuro per la gestione dei vigneti e contemporaneamente l'utilizzazione delle macchine per la lavorazione dell'interceppo che lavorano o il terreno o comunque tolgono le erbacce e che sostituiscono il diserbo chimico. E queste direi che sono le scelte principali. Poi va da sé che nella gestione del vigneto durante l'anno, anche qui con un'oculata gestione a partire dalla potatura, poi il diradamento dei germogli, poi l'eventuale diradamento dei grappoli, diminuendo la quantità di uva per ceppo, automaticamente anche diminuisce l'esigenza di utilizzare dei prodotti fitosanitari perché l'uva, i grappoli, le foglie sono più esposti alla luce, al sole, alla reazione e quindi automaticamente hanno meno bisogno di interventi di protezione da parte degli operatori.